Attenzione. 3, 2, 1. Motore è partito, ti do l'ok quando siamo partiti. Sì. Macchina buona. Aspetta, vedo una cosa, scusa. Sì. Lo vedo adesso. Che è? Lui è così, fa sempre così. Di che cosa? Tu approfitta, intanto fagli già la domanda. Ero io l'altra mattina, ero io. Ah, ok. Avete visto il pezzo? Avete letto? È uscito. Ah, il tuo ginocchio, vedo. Sì, scusami. Non capivo cosa, ok. Mi tolgo. Macchina buona, perfetto. Prego. Allora, perfetti sconosciuti. Delle coppie a cena, potete raccontarci nel film chi siete voi e chi interpretate. E cosa insomma pensate di questo gioco al massacro che poi a suono di vibrazioni viene fuori? Vada. Allora sì, interpreto Bianca, che è la moglie di Cosimo, che è interpretato da Edoardo, e è una veterinaria, si sono sposati da poco, provano, si capisce all'inizio del film che forse proveranno a fare un figlio e il film è una cena tra amici. Bianca, rispetto a questo gruppo di amici, è l'ultima arrivata perché tutti si conoscono da una vita e lei invece sta con Cosimo da poco e quindi li conosce, sì, da qualche anno, ma non è parte di questo gruppo di amici, non è una parte, come si dice, fondamentale, lo diventerà, sì. Chissà. E durante questa cena, attraverso questo gioco, che è il gioco dello scoprire cosa nascondono i telefonini, la vita di tutti i personaggi cambierà e quello che succede a Bianca è qualcosa di rivoluzionario, cioè lei scoprirà che la persona che ha sposato è una persona completamente diversa da quella che lei credeva che fosse. A questo punto racconterai il finale del film, non per lasciare un'ombra. No, io faccio Cosimo, il suo compagno, marito, e è un personaggio che è apparentemente molto positivo, un entusiasta, uno pieno di idee, pieno di cose, molto innamorato, e poi si scoprirà che invece ha una parte torbida e nascosta, probabilmente molto più degli altri. Non posso dire di più, sennò certo. L'avvocato di Medusa, certo. Mi viene a citofonare. E Giuseppe? Il mio personaggio si chiama Peppe ed è uno degli amici della tavolata, è un insegnante di ginnastica in mobilità, perché non gli è stato, quindi è disoccupato, lo dico perché è un elemento su cui la tavolata intera più volte ritornerà nelle discussioni che vengono intraprese a tavola. Ecco. Anche lui è parte di questa compagnia di persone che si conoscono da una vita, anche lui porta la sua amicizia, cioè c'è una dinamica di amicizia profonda, di amicizia consolidata da tanti anni, che a un certo punto viene messa in crisi da questo benedetto gioco del telefono. E, mi piace, siccome ho visto che insistete tutti sul gioco al massacro, a me piace più mettere l'accento sul gioco che sul massacro, nel senso che comunque non nasce come un massacro, certamente no, non nasce come un massacro, ma soprattutto è la cosa più interessante, il fatto che è un film e quindi è una rappresentazione di qualcosa, per cui il gioco è volutamente provocatorio, per questo diventa poi massacrante, ma come si vede in certi programmi, no? Queste azioni sono fatte da professionisti, non imitateli a casa, don't try at home. Quindi il consiglio è un po' questo. Ma sì, ma perché il film vuole far riflettere su una cosa, capisco che può essere rivoluzionario in un momento come questo, dove tutto quello che si vede deve assolutamente essere quello che succede per la strada, però mi piace pensare di fare un mestiere diverso da quello che succede per la strada. Assolutamente. Grazie, vedo che il tempo va. Che ci siamo, vero? Grazie, sì. È stato